Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Con Paolo e Eccolo. Gianluca anche Davide. Eccolo. Buongiorno Paolo, benvenuto. Grazie. Allora, benvenuto Paolo. Ciao, grazie Buongiorno. mille. Allora Paolo, interessante questo movimento grafico del nostro future che va a un test di un'area di supporto forte e sembra abbozzare una reazione, poi sembra abbozzare tutto da verificare, insomma. Ma dimmi un po', Paolo, che tipo di aspettativa hai per questa settimana e più in generale, oramai diciamo che manca poco alla fine del mese di giugno, ma per certi versi e per alcuni aspetti siamo già nel secondo semestre dal punto di vista borsistico. Cosa pensi, Paolo? Penso che stia girando il focus e cambiando proprio il vento, perché ci sono stati una serie di segnali sia dalla Fed, ma anche dalla lettura di questi segnali della Fed da parte del mercato che potrebbero portare ad una revisione di quelli che sono gli scenari. Se prima si percorreva uno scenario ultrainflazionistico di ultra crescita con la Fed che stava a guardare, adesso si sta iniziando a pensare ad uno scenario in cui la Fed sarà meno, diciamo, passiva, più attiva nel processo di contenimento del surriscaldamento dei prezzi. A quel punto, allora, vuol dire che forse bisogna abbassare le stime di inflazione, le aspettative di inflazione futura, perché la Fed già parla di volerla contenere in qualche modo, e quindi cambia un po' tutto, perché cambiando le prospettive sull'inflazione, cambiano le prospettive sulle curve dei tassi, cambiano le prospettive sulla sovraperformance dei titoli value rispetto ai titoli growth. E quindi cambia veramente un po' lo scenario. Io mi aspetto per questa settimana una continuazione di questa correzione, che però non penso sia lineare al ribasso. Ci sarà un'alternanza di giornate di ribassi seguite da tentativi di rimbalzo, ma il trend sarà comunque leggermente negativo. Non mi aspetto un sell-off importante, ma aspetto un processo di de-risking graduale caratterizzato da un po' di vola. Quindi insomma, diciamo hai un'aspettativa non proprio rosea per i mercati da No, questo no, io penso che il FTSE MIB sia arrivato, perché se effettivamente cambia questa lettura dal punto di vista strategico, la sovraperformance del FTSE MIB guidata dal rialzo dei bancari, al rialzo degli oil, al rialzo dei ciclici, dal rialzo delle small cap, che per small cap in termini relativi rispetto a tutto ciò che è in giro Certo. in Europa, no? Perché comunque le società italiane sono relativamente piccole, questa sovraperformance dovrebbe venire meno. E quindi, perché comunque l'indice FTSE MIB è molto value. E quindi secondo me è ora di portare a casa il risultato, e stare un attimo a guardare. L'ideale è alleggerirsi in modo molto importante sui portafogli in questa fase. Ok, Voglio quindi. essere abbastanza aggressivo questa mattina, non voglio No, noi abbiamo bisogno anche di dare qualcuno. messaggi indecisi. Abbiamo bisogno di qualcuno che dica chiaramente quello che pensa e, come dire, da questo punto di vista, massima stima. Dunque, tu ti aspetti quindi che il FTSE MIB possa essere arrivato a un punto di svolta, non è banale perché siamo alle scadenze tecniche che facilmente possono rappresentare situazioni di questo genere, però e per quanto riguarda quindi gli indici americani, tu ti aspetti più Nasdaq, quindi nuovamente. Una sovraperformance dell'indice Nasdaq rispetto all'S&P, e una sovraperformance del Nasdaq rispetto al Dow, una sovraperformance del Nasdaq rispetto al Russell. Quindi Nasdaq, come sovraperformer, ma non è detto che questo vuol dire che salga, vuol dire che scende di meno.
Scusami. Quindi magari tiene mentre gli altri scendono. Ho una bella domanda per te però, Paolo, da questo punto di vista, anzi ne ho due. Diciamo questo, che in linea generale quello che tu dici vuol dire che devono arrivare alcune vendite sugli indici, perché questo è l'unico modo per poter spingere gli indici verso un ritracciamento. Però la domanda è, per un gestore che a quel punto incassa liquidità, dove la alloca questa liquidità un gestore? Sai, intanto bisogna vedere di che gestori parliamo, nel senso che tu puoi avere un processo di de-risking e di vendite sugli indici causato principalmente dai fondi hedge che magari sono a leva 2, a leva 3, con una grossa exposure del 400%, che magari la portano al 200%. Quindi, secondo te, una parte del sell-off potrebbe essere guidato da chi è a leva e siccome semplicemente riduce la leva, non c'è un eccesso di liquidità poi da andare a riallocare altrove, giusto? No, per loro sostanzialmente è come quando tu guidi a 150 che decidi di togliere un po' il piede dall'acceleratore e andare a 110, però stai sempre investito e quindi non è che se vendi poi ti poni il problema di dove investo la liquidità, perché non ce l'hai la liquidità, è semplicemente restituita perché l'avevi presa a prestito. Quindi secondo te è solo una riduzione della leva che si io penso che per adesso sì, per adesso si potrebbe assistere ad una, siccome erano tutti, e lo scrivevamo nei commenti di preapertura di qualche settimana fa, cioè descrivevamo un mercato caratterizzato da un'estrema rilassatezza degli operatori, tutti bullish, tutti che stavano giocando reflation trade, tutti che confidavano un aumento dell'inflazione, tutti che nessuno era coperto o in pochi, e quindi sostanzialmente questo delineava uno scenario di estrema rilassatezza. Adesso abbiamo il VIX che è tornato a salire, quindi vuol dire che qualcuno si inizia a coprire. Abbiamo avuto soprattutto anche lo skew, no? Ne abbiamo parlato con Eugenio tante volte. Il VIX. Che è esattamente, è la volatilità del VIX, no? Che comunque si sono fatti sentire. Lo skew raccontava, una volta masticato, interpretato, di un livello record di coperture da parte di grossi attori rispetto alla possibilità di uno scivolone che poi puntualmente è arrivato, insomma, e che magari continuerà. Comunque, vabbè, insomma, quindi tu ti attendi, diciamo che sei dell'idea, lo dico per riassumere, così chi ci ascolta capisce bene, che l'opinione di Paolo Belvederesi è che a questo giro bisogna fare attenzione a fare il buy on dip, giusto Paolo? Soprattutto su alcuni mercati. Vedi un po', con questa scadenza tecnica, tu dici potrebbe essersi concluso un certo percorso di un certo tipo di reflection trade, giusto? Cioè la caccia al titolo value a tutti i costi e la caccia magari alla chicca lasciata un po' indietro, che questo ha significato poi la buona performance recente del mercato italiano. E secondo te adesso si ritorna a ragionare dove il Nasdaq può tornare un po' a sovraperformare tutto il resto? Il che non vuol dire salire, ma vuol dire magari scendere meno, tra virgolette, e tu vedi questo come una parte di un processo di de-risking dove non c'è qualcuno che semplicemente poi si mette in casa liquidità di cui non sa che farsene, ma semplicemente qualcuno che, come dire, era bullish e quindi era sul mercato con una leva importante e che adesso sta riducendo la stessa leva. Questo riflette bene la tua aspettativa, Paolo? Sì, esattamente, esattamente. Quindi secondo me è un mercato in cui sarà più facile lavorare in termini di spread, se si percorre questa logica che abbiamo seguito, più difficile da lavorare in termini direzionali puri, perché come ho detto, io non mi aspetto un sell-off pronti via meno 10 nel giro di una settimana, io mi aspetto giornate di meno 1,5 seguite da un rimbalzo di, che ne so, un punto percentuale, poi c'è un'altra giornata in cui è negativo,
quindi chi lavora sul direzionale, sul trading intraday, farà fatica in questi giorni, perché non ci sarà una pressione pronti via. Mentre sarà più semplice, per esempio, giocarsi dei relative trades, quindi sia sulle curve di rendimento, continuare a giocarsi il flattening. Sarà da vedere se effettivamente cosa succederà per i titoli dei settori oil, banche, basic materials, auto, industriali. Questi potrebbero sottoperformare rispetto ai tech, ai pharma e, se vogliamo, ai real estate, e quindi in questo caso si potrebbe giocare questo spread. È più facile lavorare in questo modo piuttosto che prendersi una posizione short oggi sull'Eurostox, perché poi se rimbalza potrebbe rimbalzare anche in modo relativamente importante e metterebbe veramente a dura prova i nervi di chi segue la teoria, ma adesso si storna, perché, ripeto, non sarà uno storno facile da gestire. Sì, diciamo un po' come quello che abbiamo visto, tu dici, riprendo uno dei miei temi, no? Più che trattarsi di un mercato che inverte, tu intendi un mercato che entra in una zona paludosa dove però, differentemente dal passato recente, come dire, la situazione, cioè il tema dominante sarà più di ogni tanto qualche seduta dove c'è un ribasso forte, magari con volumi significativi. Sarà interessante anche monitorare i volumi, perché le vendite di questo tipo, come dici tu, cioè quelle fatte per ridurre questo effetto nel portafoglio, di solito sono vendite che arrivano con un po' di volumi e anche con esecuzioni abbastanza veloci, cioè questa è un po' l'attitudine dei fondi. Sì, perché cioè io mi aspetto, in questa prima fase ci sarà la controrotazione, no? E quindi a seconda del flusso che prevale, cioè quello in vendita sui ciclici o quello in acquisto sui tech pharma, tu avrai una direzionalità o piuttosto che un'altra. Certo. Poi secondo me a un certo punto il mercato incomincerà a dire: ma se noi stiamo prezzando una Fed meno accomodante, siamo sicuri che i titoli del Nasdaq riusciranno a giustificare i multipli così elevati con cui quotano? E quindi quella sarà la seconda fase, cioè a un certo punto si metterà in discussione la razionalità di certe valutazioni, e allora avverrà la pulizia con una fase di capitulation, che magari io mi aspetto, se tutto dovesse andare secondo questi piani strategici, no? Nel senso di se si dovesse effettivamente seguire questa logica, e siccome il mercato si aspetta che nell'appuntamento di agosto del Jackson Hole Powell annunci effettivamente con maggiore chiarezza il processo di tapering, allora è probabile che nelle primi giorni di agosto, la prima settimana, cosa che tra l'altro accade, è accaduto spesso, si assista ad uno storno. Io mi aspetto i minimi su quel periodo là. Ma così, ma come ragionamento, non lo prendete come un'indicazione precisa, no, è semplicemente scenario. Un ragionamento che segue una serie di paletti. È un'ipotesi di scenario, diciamo che sì. Dire, la tua preferenza va verso uno scenario che si trasforma da bullish a inizio di fase bearish, diciamo così, dove vedi questo scenario. Bene Paolo, grazie per essere stato con noi oggi. Paolo